Se mi trovo qui allo stand di Massey Ferguson è perché oggi ad Agritecnica 2023 è stato presentato un maxi trattore che farà molto parlare di sé. Signori e signore, ecco a voi il Massey Ferguson MF9S. Il nuovo MF9S comprende 6 modelli con potenze da 285 a 425 cavalli. Tutti presentano l'innovativo design cabina Protect U e apportano maggiore potenza, comfort, controllo e automazione al settore. Trattori versatili questi nuovi MF9S. Sono dotati tutti di serie della mitica trasmissione DynaVT e ricchi in nuove funzionalità che andremo ad approfondire. Ma trattandosi di una macchina nuova mai scesa in campo, ci aiuterà a scoprire la macchina Claudio Bogoni, Product Specialist di Massey Ferguson Italia, a cui chiedo subito cosa rappresenta per Massey questo nuovo trattore. Ciao Giulia. Sì, in effetti il nuovo MF9S rappresenta per Massey Ferguson una pietra miliare nella propria Born to Farm, perché con i propri 18 cm che distanziano il vano motore dalla cabina, quindi il Protect U, riusciamo a ridurre l'impatto termico, le vibrazioni, ma soprattutto il rumore percepito dall'operatore, solo i 69 decibel che rappresentano il top per questo segmento di potenza. E allora andiamo a scoprirlo nel dettaglio questo nuovo MF9S, partendo da motore e cambio. I nostri 6 modelli con potenza da 285 a 425 cavalli sono equipaggiati con il propulsore AcoPower con morello elettronico Stage 5. In particolare questo nuovo motore, un 8,4 di cilindrata, presenta la soluzione monoturbo, ma soprattutto non ha più le GR. Il massimo della potenza viene raggiunto a 1850 giri motore, 100 in meno rispetto al passato, in maniera tale da ridurre i consumi e il rumore. Inoltre, la coppia massima è stata aumentata di 150 Nm, soprattutto nel motore da potenza di 425 cavalli. La trasmissione è la super collaudata DynaVT. Dal cuore alla cabina. In cosa è cambiata, Claudio? La nuova cabina, oltre al concetto Protect U, presenta un volume di ben 3,4 metri cubi, una superficie vetrata di ben 6,6 metri quadrati. Questo ovviamente migliora la vivibilità, il comfort e la visibilità, garantendo la cabina migliore del mercato. La sospensione meccanica attiva permette all'operatore di impostare ben 3 differenti livelli, ai quali poi si aggiunge la sospensione anteriore in grado di garantire il massimo comfort sia per l'applicazione in campo che per il trasporto. Rimanendo sempre in cabina, vuoi raccontarci qualcosa rispetto ai nuovi controlli e alle automazioni? Certo Giulia, anche sull'MF9S, seguendo il Born to Farm e la nuova era di Massey Ferguson, è stato introdotto il bracciolo Center Control di Massey Ferguson, con tutta una serie di controlli che mi permettono di gestire tutte le funzioni della macchina, dal motore alla trasmissione idraulica, con la quale poi interagisce il monitor Datatronic 5 per, oltre alle funzioni di agronomia, gestire tutti quelli che sono i parametri di lavoro della macchina, sia in campo che in strada. Tocca ora passare alla parte operativa e funzionale del trattore, quindi in che cosa eccelle questo nuovo MF9S? Oltre al classico sollevatore da 120 quintali di capacità di sollevamento, la parte preponderante viene fatta dalla nuova idraulica. Non più solo 205 litri al minuto in modalità eco, ma fino a 340 litri al minuto, abbinati a 6 distributori posteriori, di cui il terzo è addirittura in grado di sviluppare fino a 170 litri al minuto. Fino a 101 litri di olio asportabili per le attrezzature posteriori. Il terzo punto, con un diametro da 120 mm, ha una capacità massima di sollevamento di 20 tonnellate. Ultima domanda, Claudio. Massey Ferguson, presentando questa nuova ammiraglia, promette di essere affidabile, sostenibile e connesso. Che cosa ci vuoi dire riguardo alla connettività? Sicuramente in termini di connettività questa macchina presenta le ultime tecnologie di Fuse di Massey Ferguson. Auto Turn, quindi la gestione della manovra sterzata di fine campo, gestita attraverso la guida satellitare. Così pure Auto Headland per garantire nello stesso tempo massima produttività, efficienza ed elevati rendimenti in termini di svolta a fine campo. Infine,
il Team Tractor Implement Management, la capacità dell'attrezzo di interagire e comandare il trattore per tutto quello che riguarda la gestione della velocità e la gestione dell'idraulica. Questo trattore MF9S si presenta come un ulteriore passo verso quella che è la nuova era Born to Farm di Massey Ferguson, un trattore sviluppato con gli agricoltori per gli agricoltori di tutto il mondo. Da quanto abbiamo capito con Claudio, l'MF9S non è solo la nuova ammiraglia di Massey Ferguson, ma modello che segna una nuova era dei trattori, intuitiva, affidabile e connessa, e che io non vedo l'ora di provare magari in un'operazione in pieno campo, intensa. Quindi ci vediamo ad Aslo nella mia azienda con una prova con omnitrattore.it. Ciao!